Grazie Presidente. Ho presentato diversi emendamenti a questo regolamento che è frutto di un'analisi approfondita e soprattutto della volontà politica di dare seguito a un decreto legislativo che va nella direzione, l'assessore l'ha detto, della semplificazione nell'ordine delle sponsorizzazioni e del mecenatismo. Questo decreto legislativo equipara il regime di affidamento delle sponsorizzazioni culturali a quello previsto per le sponsorizzazioni ordinarie, questo sempre nell'ottica della semplificazione. Equiparare non significa identificare, equiparare non significa far confluire un indistinto trattamento dei beni, ma al contrario c'è la volontà specifica e dichiarata di assicurare la fruizione del patrimonio nazionale e favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela. Questo per dire che la gestione dei beni culturali in ambito di fruizione è già in questo decreto legge considerata come qualcosa che deve afferire a una lex specialis, e questo infatti è. E quindi Roma si dota con questo strumento della possibilità di perseguire in maniera molto efficace le finalità che la legge stessa prevede. Vorrei soltanto dire che in ambito culturale Roma vede mecenati da tempo molto attivi. Ora ho con me un fascicolo che riprende le varie opere di mecenati che sono attivi su Roma ogni anno, da un decennio almeno. La Fondazione Paola Droghetti sponsorizza con metodi di mecenatismo i beni culturali di Roma. Tutti ricordiamo la piramide cestia della fondazione del mecenate giapponese, ma ci sono tanti mecenati che nel silenzio, perché questa è la particolarità laddove la sponsorizzazione si differenzia dal mecenatismo, che in silenzio operano e operano su tanti beni. Quindi forse finalmente con questo regolamento che fa confluire le attività sotto il coordinamento alla fine di una struttura unitaria, no, di uno strumento, di una struttura unitaria, ecco, forse finalmente avremo contezza di quanto sia presente questa realtà in Roma e per Roma, e sarà sicuramente fortemente incrementata da questo nuovo strumento. Quindi grazie a chi ha lavorato ad esso e complimenti.